Nasce per caso, anzi forse nasce mentre stavo lavorando nel negozio in cui ho lavorato così tanti anni, quando ero più piccolo. C'era questa persona che si è fatta ascoltare un po' di musica che fin lì non era stata una passione strettissima. E improvvisamente inizio ad appassionarmi appunto ai concerti, ai live direi. Inizio ad andare, a informarmi, a viaggiare anche un pochino. L'elettronica poi è arrivata molto più tardi, le feste anche sono arrivate più Quindi, tardi. diciamo, prima è nata proprio l'idea di andare a sentire un live, un Sì, decisamente concerto, sì. e poi come si è avvicinata, no, al mondo del DJ, ecco, la figura del DJ. Sempre per caso, perché poi alla fine mi rendo conto che le cose che succedono spesso sono causa, se esiste mai una causa sola, di incontri che fai, delle persone che ti circondano. E anche la cosa del DJing è nata perché il mio ex coinquilino aveva a casa i CDJ e la mia entrata in casa, interessante questa cosa, Cosa divertente. sono? Facevo le feste, sì, ma mi rendo conto che da quando avevo iniziato a fare questa cosa in casa insieme, stanza, pomeriggio, è diventato un po' diverso l'ascolto. Certo, più magari anche intimo, no? Perché lì poi sei solo te e la musica, non sei te, Sì, vai a ballare con la esatto. musica, sei te È la musica. divertente perché c'era l'aspetto creativo, se vuoi, delle tracce o tre che si mischiano e diciamo, questa cosa sta bene insieme, davvero, wow. Figo. Questo è successo, quindi mi rendo conto che piano piano si sono tipo messe in fila delle, come dire, Delle serie di delle, coincidenze, di sì, fattori. e anche un certo tipo di approccio appunto che ha portato a divertirmi sempre di più facendo questa cosa. Le feste non sono mai andate via del tutto, poi a quel punto. Vabbè, I live certo. invece sono un pochino Un po' ridotti. diminuiti. Perché sì, non so, forse anzi, già adesso in effetti ogni volta che Certo. trovo qualcosa di un po' più sperimentale Ci hai dico, mai pensato a te bello. che mi hai detto, no, che appunto sei nato ascoltando i live, di anche in futuro, se ce l'hai già in mente, di strutturare anche magari una cosa o produttiva o semplicemente di live, no, anche musicale? Ho molto pensato a alternative al DJing per il ballo, perché mi rendo conto che c'è un po' una sorta di, cioè ci si rinchiude molto nel pensare che il DJing è uguale ballo, se non si balla in pista allora la festa non sta riuscendo e questa cosa qui è un Vero. po' toxic se vuoi, però sono ancora nella fase in cui mi rendo conto di star scoprendo sempre cose, anche Certo. generi che non avevo mai preso in considerazione. Vuoi essere cosciente al 100% di quello che ti piace, di quello che Non è dovrebbe possibile, cioè. essere? Vabbè, non è possibile mai No. perché. Però diciamo che mi sorprendo ancora tantissime Certo. volte Ok. nell'ascolto e quindi dove vado? Cioè, principalmente questo Sì, direi. chiaro. Com'è il rapporto con il pubblico, con chi è di fronte, con chi ascolta la tua musica? Mi piace molto, cioè noi siamo conosciuti come Mentalità, che è il collettivo con cui facciamo cose ormai da 4 anni. Siamo tutte persone che avevano piacere andare a ballare, si confrontavano anche in post, tipo oh, questa cosa è bella, questo è un po' di meno. Quindi essendo stati molto pubblico e avendo tipo goduto del Ah, ok. fatto cioè, di quel momento lì, di quella Certo. condivisione lì, mi chiedo sempre se quello che faccio tipo, Sta andando bene, se se tipo, piace. non se piace, però se diverte quanto può divertire me. Mi Ok, piace molto fare quello che farei, ok. naturalmente, cioè Certo. non voglio snaturarmi perché adesso No, penso, però al chiaro, tempo stesso ci penso se questa chiaro. cosa che sto facendo Ok. tipo, Sei una cioè, persona ha che senso. poi è estroversa col pubblico o tendi a Abbastanza, chiuderti molto nel concentrarti? dipende in realtà, Ok, mi rendo dipende conto che dipende, dalla situazione. sì, dipende molto dalla Ok. situazione. Mi piace, cioè, ho molti momenti in mente di connection con il pubblico che wow, tipo La cosa più bella di non dimenticherò più sempre, niente. Però dipende, a volte mi chiudo un po' di più, a volte un po' di ok. meno. Come ti prepari, no, prima di suonare? Ecco, fai molto studio a casa, selezioni, capisci anche in base a dove sei, con chi sei, Sì. ecco. Cerco sempre di essere sensibile al luogo e data ora, forse Ok, vero, giusto. anche. Però mi piace molto appunto fare ricerca e mi piace molto non fermarmi su una cosa in particolare. Sto Ok. cercando di non essere troppo incanalato in Settoriale, ecco, qualcosa. non. E mi piace sorprendermi e spero sempre che la sorpresa sia trasferita alle persone che ascoltano quella prima volta la cosa, perché io ormai quando
la metterò più o meno, l'ho già ascoltata diverse volte, però mi ricordo la prima volta in cui ho sentito quella traccia e dico what, questa cosa è tipo voglio farla sentire. È molto vero, perché magari la canzone è messa nella playlist preferiti perché la prima volta l'hai sentita ti ha dato velosa lì, poi l'hai risentita per caso nella tua playlist e dici ma questa perché l'ho messa, magari molto spesso o viceversa, no? O viceversa, caro, è vero, a volte tipo ho mollato cose anche tipo fare digging su se stesse, certo. È divertente perché dici ma questa cosa l'ho totalmente dimenticata. Però ci quindi stava. A seconda della situazione cerco sempre di farmi un pacchetto di tracce a cui pescare, ma non mi piace programmarle per file. Chiaro, chiaro, chiaro. C'è un'altra passione che avresti voluto coltivare se non ci fosse stata la musica, ecco? Ma direi no, ma nel tempo stesso anche sì, cioè mi piace fare molte cose, non penso che fare musica non mi permetta di fare altro, okay. Nel senso che alla fine se uno vuole il tempo riesce a fare quello che riesce a fare, però non ho mai fatto niente che fosse, cioè nel senso sì, però non così a lungo e così con tanto. Certo, devi dedicarci così tanto, sì. Ok. Io guarda, ti ringrazio, spero che sia stato bene qua a One Hour, e quando sarà sei benvenuto. Grazie mille.